E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Dopo la solennità del Natale abbiamo celebrato la Domenica della Santa Famiglia, la solennità della Madre di Dio ed oggi la Domenica del Nome di Gesù. Sono tutti aspetti dell'unico mistero. Dio nella sua infinita bontà ha deciso di prendere dimora presso gli uomini. Manda suo figlio, Gesù, attraverso il grembo di una donna, Maria. E questo Gesù parla un linguaggio umano e dice le cose di Dio. Il Verbo si è fatto carne. Verbo viene da verbum, che significa parola. Ecco, Dio si è fatto parola in Gesù. Dio nessuno l'ha mai visto. Ci ricorda San Giovanni sempre nel primo capitolo del suo Vangelo. Il Figlio di Dio ce lo ha rivelato. Allora Gesù diventa parola che rivela Dio, diventa parola che rivela all'uomo il suo stesso mistero. E tutto questo naturalmente è un mistero d'amore. Nel Salmo responsoriale abbiamo pregato e cantato, il Verbo si è fatto carne e ha posto la sua dimora in mezzo a noi. Notate come viene ripetuta sempre questa parola dimora, tenda. Dio prende casa tra di noi, diventa un nostro concittadino, diventa un compagno di vita, diventa uno di noi. È il mistero grande, Dio che è l'assoluto a un certo momento diventa storia, diventa relativo, diventa una realtà che si relaziona con tutti noi, con un linguaggio umano, fattezze umane. È il mistero grande. È il mistero grande che noi abbiamo contemplato, adorato, vissuto in questi giorni. Ed è bello pensare che noi non siamo soli nella storia, ma questo Dio pone la sua dimora in mezzo a noi, condivide con noi, è solidale con noi nelle gioie, nei dolori, nelle fatiche, nelle speranze. E queste affermazioni non sono semplicemente espressioni aleatorie, sono espressioni più che mai concrete. Noi viviamo oggi un momento delicato nella storia. Questa pandemia ci sta un pochettino sconvolgendo tutti, nelle nostre relazioni umane, nell'economia. Ognuno vive a livello psicologico questa situazione. Ora Gesù si è incarnato realmente in questa nostra realtà e noi quest'oggi celebrando un mistero eucaristico vogliamo proprio affermare ancora una volta, non siamo soli, Lui è con noi, Lui come ha guarito tanti ammalati della Palestina così può e vuole guarire anche tutti noi da questa situazione che viviamo. Ecco, Dio è con noi. Nella seconda lettura abbiamo ascoltato un brano della lettera di Paolo agli Efesini, in cui ci sono due momenti. Il primo momento è un inno cristologico. Noi benediciamo Dio perché Dio ci ha benedetti e ci ha benedetti in Cristo Gesù e in Lui noi siamo stati scelti, eletti. Qualcosa di bellissimo. Nella seconda parte invece c'è una preghiera di Paolo. Dice: io elevo la mia preghiera al Signore per tutti voi perché il Signore vi dia una conoscenza, uno spirito di sapienza e di rivelazione per una più profonda conoscenza di Lui. Illumini gli occhi del vostro cuore per farvi comprendere a quale speranza voi siete stati chiamati. Abbiamo una eredità. Nella prima parte della lettera abbiamo detto che c'è stato questo. Paolo ci presenta un inno che è un'antropologia vera e propria per tutti noi, che ci fa capire meglio il mistero dell'uomo,
Noi siamo delle persone benedette da Dio. Quando noi diamo la definizione di noi stessi, ecco, cerchiamo di prendere alcuni elementi, ecco, che ci qualificano, ma noi benissimo possiamo dire chi è l'uomo? È benedetto da Dio. Allora a questo Dio che ci benedice, a questo Dio che ha rivolto a noi il suo soffio vitale, anche noi gli diciamo grazie, lo benediciamo. Allora la nostra vita è proprio all'interno di questo dialogo di amore tra noi e Dio. Lui ci ha dato la vita, ci benedice, noi lo benediciamo e lo ringraziamo, lo lodiamo. La vita vissuta proprio come un intreccio di benedizione. Ci ha benedetti con ogni benedizione, non una benedizione di poco conto, ma una benedizione forte, con ogni benedizione nei cieli in Cristo Gesù. Ci ha scelti prima ancora della creazione del mondo. Ossia questo pensiero, l'uomo concreto, io, prima ancora che ci fossero le cose nel mondo, già io ero nel pensiero di Dio. E al momento del tempo opportuno questo pensiero è diventato realtà. Ecco, questa benedizione è diventata essere vivente. Ci ha scelti, ci ha dato una realtà, un'esistenza, per essere santi e immacolati al suo cospetto della carità. È la missione dell'uomo. Ci ha predestinati fin dall'eternità ad essere figli suoi, figli adottivi mediante Gesù Cristo che è il Figlio. Gesù è il prototipo e noi siamo stati creati figli suoi in Gesù che è il Figlio. E tutto questo all'ode dello splendore della sua grazia di cui ci ha gratificati nel Figlio amato. C'è tutta l'antropologia cristiana in tutto questo brano che noi abbiamo ascoltato, la nostra dignità di figli, la nostra dignità di figli e eredi di Lui. Dio diventa la nostra eredità, vuole che noi lo possediamo, lo viviamo in pienezza. E nel Vangelo abbiamo ascoltato il proemio del Vangelo di Giovanni che la Chiesa ci ha rappresentato proprio il giorno del Natale. C'è come una specie di rigurgito, c'è una specie di invito a rivedere ancora una volta, a contemplare questo mistero di Dio che viene a noi. Il Lui era la luce, il Lui era la vita. Due temi importanti: il Lui era la vita e la vita era la luce degli uomini. Gesù per noi è vita, Gesù per noi è luce, ma questa luce viene nel mondo ma le tenebre non l'hanno accolta, e allora questo invito ad accogliere la luce nel nostro cuore. La fede è una realtà grandissima perché ci va a comprendere, proprio per questo è luce, perché ci va a comprendere la verità più autentica di noi stessi, la verità di Dio, la verità dell'uomo, la verità delle cose, la verità della storia. Gesù ci insegna a vivere, fare della nostra vita un atto di amore, come Lui, fra poco, ascolteremo, prese il pane, prese il vino, questo è il mio corpo, questo è il mio sangue. Dio si spezza, si fa pane che si spezza e si dona, e ci insegna che anche noi dobbiamo fare della nostra vita un pane che si spezza e si dona, una bevanda che disseta. Allora imparare da Gesù, che è luce dei cuori. A quanti lo hanno accolto, ha dato il potere di diventare figli di Dio. Noi già siamo figli di Dio, ma questo essere figli di Dio è un qualche cosa in divenire, che è legato intimamente alla nostra fede. Tutte le potenzialità del nostro essere di figli le possiamo esprimere se noi crediamo veramente in Lui e facciamo di Lui il cuore della nostra vita. Signore, adoriamo il mistero, semplicemente vogliamo piegare le nostre ginocchia, adorare, contemplare e dirti grazie. Amen. Amen. Amen.